Allora, l'associazione anti-racket Panunzio è la gemella di un'altra associazione anti-racket Don Pino Puglisi. Hanno sede qui a Portici, nel territorio della parrocchia del Sacro Cuore, ed è un'associazione quest'ultima che è nata il 19 ottobre con la presenza di Piero Grasso, il procuratore nazionale antimafia, e con la benedizione del cardinale Crescenzio Sede. Ed è stata voluta e desiderata con il cuore dalla gente di buona volontà, perché l'associazione è composta di semplici commercianti che vogliono essere sereni, che vogliono uscire dalla mentalità gretta di non denunziare e di tenere per sé i problemi che riguardano il pizzo, poi altri problemi che riguardano l'usura e altre problematiche. Invece si porta avanti un motto: uniti si vince, più si è forti, più si è uniti, più si riesce a cambiare e a corrodere questa mentalità che certamente non apporta benessere né ai commercianti né alla città nel suo insieme. E quindi è un processo culturale che deve avvenire. Stamattina, attraverso la prima passeggiata anti-racket, si è inteso voler dare quasi una carezza ai commercianti, che tante volte ricevono dei paccheri. E la carezza ha significato una stretta di mano, è stato distribuito dai ragazzi scout, è stato distribuito un volantino dal titolo "Pago chi non paga", e si è voluto incoraggiare il cosiddetto consumo critico. Che cos'è il consumo critico? Cioè, un cittadino credo oggi abbia il diritto, e prima di tutto lui il dovere, poi il diritto di essere informato su un fatto importante. Io voglio entrare in un negozio che non paga il pizzo, e voglio finanziare il commerciante, voglio stare a fianco del commerciante, però non del commerciante che paga il pizzo, perché ecco, tutti coloro che poi pagano il pizzo danno i proventi alla mala, e la mala sappiamo che distrugge, non costruisce nell'amore, e quindi va contro Dio, va contro l'amore, va contro il prossimo. E invece c'è bisogno di costruire nella fraternità, nell'amore, nella chiarezza, nella lucidità della mente. E quindi l'augurio che voglio fare ai commercianti è quello di istruirsi, di aprirsi, di non scoraggiarsi anche in questi tempi più particolari di cui si parla tanto, di crisi economica, ma soprattutto di unire le forze e di dire anche loro: ecco, venite, che qui noi non paghiamo. E quindi affermare qualcosa anche coloro che magari per paura non dicono che non pagano, e è capitato, no, ad altri commercianti per paura, e quindi sono lo stesso schiavi questi commercianti, schiavi di una mentalità, di un pensiero. Invece anche con la paura si possono fare delle scelte insieme agli altri, e si può assaporare anche la bellezza del coraggio, perché il coraggio è benedetto dall'amore di Dio. 100 strade, Natale anti-racket qui a Portici con l'associazione Giovanni Panunzio. Allora, io direi che inizierei a dire che sono molto soddisfatto della passeggiata che abbiamo fatto, vedere l'espressione dei commercianti di avvivarsi un attimo e sentirsi un attimino un po' più sicuro con la nostra presenza, con la presenza di Tano. Adesso abbiamo fatto una buona semina, in questi giorni con Padre Giorgio andremo a raccogliere, e sono convinto che comunque si farà un bel raccolto. Stamattina ci è servito per dire ai commercianti che adesso ci sta un'associazione, un mezzo per dire basta alla camorra. Questa iniziativa delle 100 strade secondo me porterà un grosso cambiamento nel commercio. Spero che questo cambiamento inizierà da Portici. Sono molto ottimista per il territorio di Portici. Adesso vi volevo anche informare che ne approfitto dell'occasione che i ragazzi degli scout della Chiesa del Sacro Cuore stanno organizzando per noi la tombolata anti-racket. Lo slogan, vabbè, lo conosciamo già: pago chi non paga. Aderisce al consumo critico. Questa tombolata ve l'ha fatta alle ore 18 il giorno 16 dicembre presso il teatro Don Peppino, Don Peppe Diana,
e sul il ricavato andrà tutto all'associazione, quindi volevo dire grazie a sti ragazzi che credono in noi, loro sono la nostra forza. Sulla locandina abbiamo messo i nostri nomi, non per esporci, per dire che comunque siamo noi, stiamo qua, cercateci, vi cerchiamo anche noi, possiamo camminare insieme tutti quanti. Come sta rispondendo il territorio a questa nuova associazione, da poco che è nata, anche tu che hai a che fare con i commercianti, come rispondono? Loro cercavano qualcosa di diverso e qualcosa di solido. Adesso questa diversità, questa associazione solida è diversa dalle altre, ci sta. E, secondo me stanno rispondendo in un modo molto positivo. Come la senti questa responsabilità tua adesso a guidare forte, questa associazione? Molto forte, ma sono molto molto carico. Sono molto carico. E la giornata di oggi mi ha dato ancora più carico. Sono distrutto fisicamente, però mentalmente sono ancora più carico. Ok, solo un augurio ai commercianti, all'associazione anti-racket, ai commercianti di Portici. Un augurio sereno, di vero cuore, a tutti i commercianti di Portici. E tutti quelli che hanno aderito alla FAI, e un augurio di farcela tutti quanti insieme. Capisco che comunque da commerciante stiamo attraversando un periodo molto critico, però uniti si può vincere, anzi si vince uniti.